Il nostro viaggio attraverso la scoperta delle nostre terre del Salento inizia con Silvia Famularo. Lei ci aspetta in una delle più antiche masserie del Salento. Infatti questa masseria possiede una storia lunghissima che inizia dal Medioevo fino ai giorni nostri e ancora è splendida. Questa masseria è inserita nel bosco di Torre Guaceto. Oggi faremo una visita speciale. Nel nostro percorso abbiamo visitato moltissimi castelli. Questa volta visiteremo una masseria fortificata. Sì, perché il nostro territorio, il territorio del Salento, è disseminato da masserie fortificate. Masserie che avevano le mura di cinta, avevano una torre ed erano veramente un baluardo per i massari, i contadini e i pastori che vi lavoravano contro il mondo, contro gli attacchi dal mare e anche da terra. Si può dire che le masserie fortificate nel Salento derivino dalle ville romane che esistevano nel Salento, ville romane che sono esistite anche dopo la caduta dell'impero romano, proprio perché erano un vero e proprio baluardo anch'esse per i contadini e per i romani che avevano preferito stabilirsi nelle campagne. E proprio da una villa romana deriva Masseria Baccatani. Si dice che una famiglia nobile romana avesse deciso di abitare vicino all'Adriatico e quindi aveva costruito la sua villa con le mura di cinta. E questa che noi oggi visiteremo è una delle masserie più estese del Salento e anche più antiche. Un tempo infatti si estendeva per oltre 3.000 ettari, adesso conta circa 280 ettari, diminuiti perché ci sono state divisioni ereditarie e per espropri delle riforme fondiarie. Per secoli furono proprietari di questa masseria le monache benedettine di Brindisi. Ci fu una donazione nel 1107 da parte di Sigel Gaita, una normanna che abitava proprio qui. E infatti la torre di questa masseria è una torre normanna. Oggi, vi dicevo, sarà una visita speciale perché è una masseria che è piena di ricordi e di passato, ricordi derivanti non solo dalla sua storia, dalla storia della masseria stessa, ma anche dai proprietari. Ma andiamo con ordine, ma prima di tutto vi devo presentare l'ammiraglio Renato Fadda, un ammiraglio che veramente ha combattuto nei mari e combatte in terra adesso. Ancora. Perché la sua masseria possa vivere e sopravvivere, sì, sempre meglio. Certo, questo è il mio obiettivo fin dall'inizio, conservare la masseria come è stata costruita, conservare l'ambiente come era e difenderlo dalle aggressioni del cemento, dalla plastica, in modo tale da rimanere quasi come un'isola circondata da alberi, da foreste, da natura, con gli animali che una volta c'erano, e con l'abitazione abbastanza confortevole. Gli operai della nostra masseria abitano qua, i figli sono qua, si appassionano anche loro alla campagna, all'agricoltura. Il 5 novembre del 1587 la proprietà passa ai fratelli Andrea e Filippo Baccatani. Da qui il nome Baccatani, sì, perché è una stortura, una deformazione, sì, di Baccatani che diventa poi Baccatani. È una famiglia importante del Montenegro, commerciavano in legna, venivano qui portando legna, evidentemente si sono appassionati alla bellezza del territorio, si sono insediati e hanno avuto notevole importanza economica. Poi arriva la famiglia dei Mezzacapo, poi la principessa Eleonora Caracciolo e, per uso capione, i Dentici di Frasso. Sì, la Caracciolo ha sposato uno Dentici di Frasso, i Dentici di Frasso sono diventati proprietari della masseria, inserendola nelle loro vecchie proprietà locali. Nelle loro enormi proprietà, per cui è diventata una parte di questa. Che i Dentici di Frasso sono stati una delle famiglie più importanti di tutto il Salento e non solo del Salento. Beh, sono stati feudatari di Brindisi, quindi praticamente hanno rappresentato. Noi nei documenti della famiglia, per esempio, c'è una lettera ufficiale di Consolvo di Cordova che comunicava al principe Dentici di Frasso che ieri
a Barletta c'è stata la disfitta di 12 italiani contro 12 francesi. Fantastico. Questo documento è fantastico perché per la prima volta che si dice 12 italiani, e uno era di Milano, di Lodi, fanfulla da Lodi, uno era di Napoli, uno di Catanzaro. Ecco, molto interessante, soprattutto quest'anno per i 150 anni della Repubblica, è assolutamente attualissimo. Bisognava dirlo in qualche maniera, che già nel 1500 si parlava di italiani. Il primo nucleo è una torre con degli archetti pensili e delle caditoie che in epoche successive poi è stata trasformata in casa palazzinata, quindi parliamo nel Cinquecento. Un bellissimo portale e poi c'è un atrio, i magazzini, l'abitazione del massaro, il fienile e le stalle. Adesso sono state ristrutturate e ospitano un bellissimo salotto ed anche delle camere da letto. Una chiesetta molto importante perché anche se è stata poi ricostruita più volte, lì c'è sempre stata una chiesa, perché qua passava la via dei pellegrini, c'era la via Appia, sì. C'erano i pellegrini che dovevano poi imbarcarsi a Brindisi per andare in Terra Santa e quindi era una zona di preghiera e anche di bivacco. Certo. Ed è anche molto carina la chiesa. Noi conserviamo della chiesa una Madonna di legno, il confessionale e anche qui nelle due state. Una volta si diceva la messa. Quando io mi sono sposato, addirittura al momento del mio della conoscenza di mia moglie, è venuta proprio in questa chiesa. Possiamo trovare nei paraggi anche delle grotte scavate. Sì. I monaci italo-greci, quindi parliamo dell'ottavo, nono secolo dopo Cristo, si erano portati nel Salento e qui vivevano e facevano le loro anche cerimonie religiose. Ma adesso saliamo le scale e andiamo nelle abitazioni dei proprietari, quindi di coloro che venivano qui per passare le vacanze? No, vivevano sempre. Ah, vivevano sempre? Sì, almeno io sono da più di 40 anni che abito qua. Ho venduto la casa di Roma, di Venezia, di Napoli. Non, si sa troppo bene, troppo bello. Bello, è uno spot per il nostro Salento. E allora, vedete, la casa si sviluppa su due piani. Sì. E si sviluppa all'interno della torre, quindi della parte più antica della masseria. Molto particolare è l'arredamento di questa, anche dell'abitazione del proprietario, perché trasuda veramente ricordi di una vita. Bellissime sono le bocche. Le bocche dei cannoni? Sono i tappi. I tappi di volata si chiamano, cioè i cannoni normalmente nei porti e in navigazione usano portare sulla bocca dell'uscita una specie di tappo. Ah, ecco. In questo tappo quasi sempre c'è lo stemma della nave, non so se Duca degli Abruzzi aveva lo stemma degli Abruzzi, Eugenio di Savoia aveva lo stemma di Eugenio di Savoia, il Garibaldi aveva Gigi Garibaldi, cioè praticamente i marinai sono obbligati a lucidarli. E quindi qua ci sono questi tappi dei cannoni, di cannone delle navi che io ho comandato e dalle quali ho sparato. E quindi praticamente... E anche di quelle sparate? Beh, ce n'è un paio, però sono tutti ricordi navali, un ufficiale di marina ha molti ricordi di questo genere perché incontra le altre marine, incontra gli altri, non so se l'era visto nella mensa, nella sala, ha visto quella chiesuola. La vista, quella lì è la chiesuola dell'Eugenio di Savoia, è stata la nave nella quale io sono stato per la prima volta imbarcato, però la marina italiana ha donato l'Eugenio di Savoia alla Grecia per danni di guerra. Quando sono stato comandante del Doria sono andato in Grecia, ho incontrato il mio compagno greco che comandava l'isola di Creta, il quale mi ha detto che stavano demolendo l'Eugenio di Savoia. Dice: vuoi qualcosa dell'Eugenio di Savoia? Ho detto sì, e mi ha regalato la chiesuola. Per cui quella chiesuola è quella dell'Eugenio di Savoia. Vedete, tanti ricordi, è una visita speciale questa. Io sono molto contenta di avervi fatto conoscere non solo questo scorcio di Salento bellissimo,
ma anche e soprattutto quest'uomo meraviglioso. No, non dica questo. Io vi saluto e vi aspetto per la prossima settimana, grazie all'ammiraglio Fadda e grazie a voi che ci avete seguito.